Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti, io sono Andrea e oggi voglio parlarvi di un caso che riguarda una possessione demoniaca. In realtà si tratta di due casi distinti e separati, usati però per farla franca per quanto riguarda un omicidio. In effetti si tratta della storia vera che c'è dietro il film The Conjuring 3, in cui si narra di un terribile omicidio e di una misteriosa presenza malvagia. I protagonisti di questa pellicola sono Vera Farmiga e Patrick Wilson, che interpretano Ed e Lorraine Warren, due investigatori del paranormale attivi dagli anni 50 in avanti e che a quanto pare hanno salvato molte persone possedute. Anche se c'è da dire che in molti credono che si tratti solo di due truffatori e li hanno denunciati anche per questo motivo. E diciamo che anche i protagonisti della storia di oggi hanno fatto altrettanto, o almeno alcuni di loro. Molte delle informazioni che sono riuscita a recuperare su questo caso sono state, diciamo, divulgate dai protagonisti stessi, quindi Ed e Lorraine Warren, quindi potete decidere se crederci oppure no. Sta di fatto che loro hanno fatto un pezzo della storia riguardo il paranormale, quindi mi sembrava giusto condividere con voi la storia di oggi. La storia di oggi comunque rimane sconcertante e terrificante, quindi non vedevo l'ora di condividerla con voi. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito, se vi interessano i miei contenuti, a iscrivervi al canale e a lasciare un like. E fatemi anche sapere se condividete con me questa passione enorme per i film horror che, a quanto pare sta, dilagando abbastanza. Questa volta però cominciamo subito dal parlare e dal capire come sia avvenuto l'omicidio in questione. Era il 16 febbraio del 1981 ed Ernie Johnson, un ragazzo di appena 19 anni che abitava a Brooksfield in Connecticut, aveva pugnalato per ben 6 volte un uomo di nome Alan Bono, di 40 anni, che era il suo vicino di casa. Ora, Brooksfield era ed è ancora oggi una cittadina molto piccola e tranquilla, ad oggi conta 17.000 abitanti, ma all'epoca erano molti di meno negli anni 80. E questo delitto era il primo avvenuto in quella cittadina, pertanto era stato uno shock per tutti. Aveva fatto sì tanto scalpore, certo, per l'omicidio stesso in sé, ma anche perché l'aveva commesso un ragazzino che appunto aveva neanche 20 anni e che sembrava veramente un ragazzino tranquillo e sempre gentile con tutti. Un ragazzino che faceva di tutto per aiutare la sua famiglia e anche la famiglia della sua fidanzata. E ancora aveva fatto così scalpore perché si inseriva questo caso nella crescente suggestione per l'occulto, creando una sorta di panico generale legato proprio al culto demoniaco e alle sette sataniche. Dopo l'omicidio di Alan, le autorità erano subito state ovviamente avvertite e ci avevano messo davvero pochissimo a rintracciare Ernie, che si nascondeva a circa 2 miglia di distanza nel bosco e aveva lasciato anche il suo coltellino tascabile con il quale aveva commesso quel crimine vicino al corpo del defunto. La polizia quindi l'aveva subito incarcerato e conseguentemente accusato di omicidio e si credeva che Ernie avesse commesso questo crimine perché era geloso di Alan. Non gli piacevano le continue avance che Alan faceva alla sua fidanzata, perciò in preda alla gelosia l'aveva accoltellato. La fidanzata di Ernie si chiamava Debbie. E tenete ben presente questo nome perché è fondamentale in questo caso, siccome Debbie era la sorella maggiore di un bambino di nome David Glatzel, che sarà anche lui fondamentale in questa vicenda, ma ne parleremo fra un attimo. Il 17 febbraio del 1981, quindi il giorno dopo che Ernie era stato incarcerato, alla stazione di polizia di Brooksfield si presenta niente meno che Lorraine Warren, l'investigatrice appunto del paranormale, la moglie di Ed Warren.
dicendo che Ernie non aveva nessuna colpa, non era stato lui a commettere l'omicidio o quantomeno non l'aveva commesso di sua spontanea volontà. Ovviamente ora vi spiegherò il motivo per il quale Lorraine diceva queste parole alla stazione di polizia facendo un salto indietro di molti anni, a quando Ernie e Debbie si erano conosciuti. All'epoca del loro primo incontro, Ernie aveva appena 12 anni, mentre invece Debbie ne aveva già 18 perché avevano 6 anni di differenza. I due si erano incontrati per la prima volta al supermercato. Ernie e sua madre si trovavano al supermercato insieme, mentre invece Debbie era da sola. Le due, la mamma di Ernie e Debbie, avevano scambiato qualche parola, trovandosi subito in sintonia l'una con l'altra. Quindi si erano accordate perché Debbie facesse, per così dire, da babysitter ogni tanto a Ernie, visto che la mamma di Ernie doveva lavorare tantissimo per riuscire a mantenere sia se stessa che suo figlio. Dopodiché, passando gli anni, ne erano passati 4. Ernie aveva 16 anni e per la prima volta aveva chiesto proprio a Debbie di uscire con lui e lei aveva accettato. I due si erano trovati benissimo insieme, erano diventati inseparabili, innamorandosi l'uno dell'altro. Nello stesso periodo, però, purtroppo Ernie aveva dovuto lasciare le scuole per aiutare sua madre effettivamente a mandare avanti la famiglia perché ormai lei da sola non ce la faceva più. Lo stesso faceva anche Debbie che lavorava sodo e i due avevano un'idea molto chiara della vita che avrebbero dovuto fare, lavorare appunto sodo in quel periodo per poi poter viaggiare e scoprire il mondo. A giugno del 1980 però tutti, la famiglia di Ernie e anche la famiglia di Debbie, si erano trasferiti nella piccola cittadina di Brooksfield. Loro prima abitavano in una grande città molto pericolosa e piena di criminalità e quindi avevano deciso di trasferirsi nella tranquilla cittadina di Brooksfield, nella quale sembrava si trovassero abbastanza bene. Ma gli vecchi inquilini della casa in cui si erano trasferiti avevano lasciato diversi oggetti in casa, tra cui un letto. Il giorno del trasferimento ovviamente erano tutti molto stanchi perché dovevano fare tutte le pulizie, le avevano in parte già fatte e dovevano controllare che tutto fosse a posto, ma allo stesso tempo erano estremamente eccitati e felici all'idea di vivere in una cittadina così tranquilla e di avere una casa tutta per loro. Ma c'era un problema, perché David, il fratellino minore di Debbie, aveva il terrore proprio di quel letto di cui vi stavo parlando. Non si voleva nemmeno avvicinare e aveva provato a spiegare il motivo alla sua famiglia, che però non l'aveva capito. La sera stessa però anche David, probabilmente stanco, aveva deciso di buttarsi su questo letto. Ma questa decisione aveva lasciato tutti sbalorditi e anche relativamente scioccati. Infatti, il motivo principale era perché, appunto, fino a quel momento David non aveva voluto neanche guardarlo quel letto. Ma in secondo luogo, sembrava che David fosse stato gettato su quel letto da qualcuno che però non avevano visto. David aveva raccontato che effettivamente qualcuno l'avesse spinto su quel letto e si trattava di un uomo anziano, un vecchio e orribile signore, così l'aveva descritto lui, con abiti strappati, una camicia a quadri, i denti erano seghettati, i suoi occhi erano neri e le sue orecchie a punta. Il piccolo era davvero molto impaurito per ciò che aveva appena visto, aveva raccontato tutto ciò ai suoi familiari che però inizialmente non gli avevano creduto. Ma giorno dopo giorno, David continuava a raccontare di quest'uomo. Pertanto, iniziavano anche gli altri quantomeno a insospettirsi. Nei 12 giorni successivi però le cose andavano sempre peggiorando. A quanto pare David continuava ad avere
ripetuti attacchi di terrore notturno che però si stavano anche ripercuotendo in giornata. Infatti, molto spesso capitava che David, da un momento all'altro, ruotasse gli occhi all'indietro e la sua espressione e il suo atteggiamento cambiavano improvvisamente, non sembrava proprio neanche più lui, e in più dalla sua bocca usciva una risata maligna. Tutto ciò si stava anche ripercuotendo nella casa perché tutti quanti iniziavano a notare degli oggetti che dovevano essere in un posto, ma erano ritrovati in un altro, e in più avevano iniziato a sentire dei rumori particolari e anche talvolta molto forti provenire dalla soffitta. E ancora poi David, con l'andare del tempo, iniziava ad avere anche dei segni sul corpo, specialmente sul suo collo, come se venisse picchiato da una mano invisibile. E in più, iniziava anche a proferire dei versi della Bibbia che lui non poteva conoscere. Ormai tutta la famiglia era terrorizzata, credevano a questo punto alle parole del piccolo David e chiamavano l'uomo che lui vedeva la bestia. Erano stati chiamati dei preti della Chiesa Cattolica di Brooksfield per benedire la casa, ma questo non era servito assolutamente a nulla e proprio per questo motivo erano stati chiamati Ed e Lorraine Warren, che subito erano andati a controllare, ma in un'intervista rilasciata poi in seguito dalla stessa Lorraine, lei aveva affermato che già prima di entrare in quella casa avevano capito entrambi, sia Ed che Lorraine, che qualcosa di estremamente maligno si celasse al suo interno. Marito e moglie poi in seguito erano stati testimoni di ciò che stava avvenendo a David e avevano concluso che si trattasse di un caso di molteplice possessione. Pertanto, siccome benedire la casa non era servito a nulla, avevano deciso di provare una liberazione su David, una sorta di esorcismo minore, perché l'esorcismo in sé non poteva essere svolto se non con l'approvazione di un vescovo, approvazione che Ed e Lorraine non avevano. In tutto, secondo Lorraine, all'interno di quella casa c'erano qualcosa come 43 presenze, ma era David il bambino da salvare e perciò avevano deciso di eseguire appunto queste liberazioni molteplici, ne avevano fatte su David. E Ernie, nel bene e nel male, sì, era il cognato di questo bambino, David, ma lui gli voleva bene come se fosse il suo fratellino minore e quindi continuava a rimanergli accanto, accanto a un David che ormai parlava in lingue diverse, con una voce che non era la sua e vomitava sangue. A ottobre del 1980 poi era stata eseguita un'ennesima liberazione proprio su David. Le altre non erano servite praticamente a nulla, ma in questo caso era stato commesso un errore fatale a detta di Ed e Lorraine Warren. Cioè, Ernie aveva iniziato a schernire durante questa liberazione il demone che possedeva David. Schernendolo, diceva sostanzialmente di prendersela con un adulto se ci fosse riuscito, di provare a possedere Ernie stesso, ma che non pensava che ci sarebbe riuscito perché era solo capace di prendersela con un bambino e sostanzialmente chiedeva quindi di lasciar stare David e di prendersela con lui. Ed effettivamente, a quanto pare, Ernie a quel punto era davvero stato posseduto, ma non dalla presenza che possedeva David, bensì da un'altra, perché David da un lato continuava a essere posseduto, non aveva avuto nessun miglioramento, ma Ernie da quel momento in avanti era cambiato e aveva continui attacchi d'ira, anche attacchi di terrore notturno, proprio come li aveva avuti David.
Nel frattempo, viste le ultime novità, Ernie e Debbie si erano trasferiti in un'altra casetta ed erano diventati i vicini di casa di Alan Bono. Quest'uomo sembrava davvero un uomo onesto e tranquillo, che si prendeva cura dei suoi animali e aveva anche offerto un buon lavoro a Debbie perché le aveva proposto di occuparsi dei suoi animali, di sfamarli e di pulirli mentre lui si occupava di tutto il resto. Tutto sembrava andare bene, relativamente bene. Ricordiamoci sempre di David che a quanto pare era nelle medesime condizioni ancora. Nel frattempo anche Ernie aveva un altro lavoro, ma molto spesso si intratteneva ad aiutare sia Alan che la sua fidanzata Debbie nel lavoro con gli animali e tutti quanti erano diventati molto amici. Il giorno dell'omicidio, però, tutti quanti, sia Alan che Debbie che Ernie e due nipoti, nipotine più piccole di Debbie, erano andati a pranzare fuori. Erano poi tornati tutti a casa, ma Alan aveva alzato un po' tanto il gomito, perciò era diventato abbastanza molesto nei confronti sia di Debbie che delle sue nipotine, afferrando poi alla fine anche per un braccio una di loro. Ernie, vedendo il comportamento di Alan, si era infuriato, ma ad un certo punto aveva cambiato proprio, come dire, la sua espressione e si era tranquillizzato all'improvviso e la sua espressione faceva davvero paura, tanto che Alan aveva lasciato anche il braccio della nipotina di Debbie e si era spaventato a vedere in quello stato Ernie e anche così tutti gli altri presenti. Dopodiché Ernie aveva afferrato il suo coltellino tascabile e aveva pugnalato appunto 6 volte Alan per poi scappare nel bosco gettando il coltellino proprio di fianco al cadavere. Ernie, come dicevo all'inizio, era stato poi trovato dopo appena un'ora, era stato arrestato e il giorno dopo Lorraine era andata a parlare con la polizia dicendo che non era stato Ernie di sua spontanea volontà a commettere quel crimine. Ma a questo punto bisogna anche mettersi un attimino nei panni della polizia che si trovava da un giorno all'altro non solo con il primo caso di omicidio in quella cittadina, ma si diceva anche che si trattasse di una possessione demoniaca addirittura. Ernie aveva quindi chiamato un avvocato, un uomo di nome Martin Minella, e quest'uomo, voleva dimostrare effettivamente che Ernie fosse non colpevole per possessione demoniaca, cosa che non era mai avvenuta negli Stati Uniti e solo 2 volte in Inghilterra. Martin quindi era volato fino in Inghilterra per cercare gli avvocati che avevano appunto gestito quelle cause per possessione demoniaca prima di lui e cercare comunque anche qualsiasi testimone che potesse andare a favore di Ernie nel suo caso, perché Martin era estremamente convinto che sia la storia di Ernie che quella di David fossero vere. Tutti quanti si erano interessati a questo caso, anche i media, e la storia era diventata sensazionalistica, tanto da attirare l'attenzione di tutto il mondo e gettando su Brooksfield un velo di oscurità. Alcuni preti che avevano presenziato di tanto in tanto alle liberazioni di Ed e Lorraine Warren su David avevano testimoniato effettivamente che qualcosa di particolare e paranormale ci fosse in casa di tutte quelle persone. Ma non solo, erano state scattate delle foto della scena del crimine, foto che non sono assolutamente reperibili e che non si sa neanche effettivamente se esistano veramente. Ma queste foto dimostravano, a quanto pare, che nonostante Alan fosse stato ferito così gravemente, non ci fossero segni di sangue né sul suo corpo né sui suoi vestiti, cosa ovviamente impossibile. Tutto questo però non era affatto servito e il giudice a processo aveva respinto l'idea di Martin che Ernie non fosse,
colpevole di omicidio per possessione demoniaca. Martin però aveva deciso alla fine di optare per la legittima difesa, era la loro ultima carta da giocare. Ma il 24 di novembre del 1981, alla fine Ernie era stato dichiarato colpevole di omicidio e condannato dai 10 ai 20 anni di prigione, finendo però per scontarne solamente 5. Ora, diciamo che questa storia si conclude qui. Ma ci sono dei particolari di cui voglio assolutamente parlarvi. Tutta questa storia, così come ve l'ho raccontata, è stata descritta nei minimi particolari da Lorraine Warren stessa, la quale, insieme a suo marito Ed, hanno anche scritto un libro intitolato Il diavolo in Connecticut. Il fratello però di Debbie e David, un ragazzo che all'epoca aveva appena 16 anni di nome Carl, aveva poi riferito molti anni dopo che si trattasse di un'enorme messa in scena, che Ed e Lorraine Warren avessero promesso alla sua famiglia migliaia se non milioni di dollari per impegnarsi a mettere su questa farsa. E per permettere anche a Ed e Lorraine stessi di scriverne un libro. Quindi diciamo che a quanto pare, a quanto dice Carl, tutta questa storia è stata inventata solo per una questione di soldi. Erano quindi tutti d'accordo, tranne Carl, a mettere in scena questo teatrino e Ernie, alla fine, avrebbe dovuto rimanere in carcere solo qualche anno in cambio della ricchezza, ormai si può dire. Quindi avrebbe sistemato sia Ernie, Debbie ed entrambe le loro famiglie. Il piccolo David in realtà soffriva di una malattia mentale, ma tutti quanti ormai a Brooksfield erano terrorizzati sia da David che da tutta la sua famiglia. Quindi Carl aveva anche dovuto lasciare la scuola perché nessuno lo voleva intorno e Ed e Lorraine sostanzialmente, secondo Carl, si erano approfittati della sua famiglia per arricchirsi. Ma in cambio, in realtà, la famiglia di David, la famiglia di Carl e la famiglia anche di Ernie non potevano avere più niente a che fare con nessuno della comunità, perché nessuno li voleva più intorno. La rabbia di Carl rispetto a questo argomento è rimasta immutata fino ad oggi e anzi in realtà è stata accresciuta dalla ripubblicazione di questo libro di Ed e Lorraine Warren, nella quale ci sono citazioni proprio di frasi che avrebbero detto i familiari di David e di Carl. Tutti erano d'accordo con Ed e Lorraine, tranne Carl e in seguito anche David. Debbie, fra tutti, tra l'altro, era la più convinta che fosse la verità, quella della possessione demoniaca, ovviamente. Ma in molti credono e credevano ancora anche all'epoca che Debbie stesse fingendo per fare in modo che il suo fidanzato Ernie, che poi in seguito è diventato suo marito, per farlo uscire più in fretta possibile di prigione, sostanzialmente. Per quanto riguarda poi anche i preti che avevano testimoniato a favore di Ernie a processo, è possibile che loro abbiano scambiato una malattia mentale per una possessione demoniaca e che quindi credessero effettivamente fermamente che David fosse posseduto, ma in realtà su David non era mai stata svolta alcuna perizia psichiatrica, quindi è possibile che avesse qualche malattia mentale, come forse anche possibile che fosse posseduto. No, aveva qualche malattia mentale. E per quanto riguarda le foto della scena del crimine, nella quale sembrava che non ci fossero segni di sangue sul corpo di Alan, vi ricordo che non sono mai state rese pubbliche, perciò non possiamo effettivamente sapere, primo, se queste foto esistano veramente oppure no,
E in più non possiamo effettivamente sapere se il sangue ci fosse oppure non ci fosse. E quindi molto più facile da credere che Ed e Lorraine Warren volessero arricchirsi alle spalle di questa famiglia che, vi ricordo, fosse completamente d'accordo con quello che volevano fare Ed e Lorraine Warren, quindi erano anche loro tutt'altro che innocenti. Avevano voluto arricchirsi in questo modo, ma avevano poi solo ottenuto qualche spicciolo dalla vendita dei libri e una vita rovinata. Io personalmente sono molto propensa a credere, se non certa, che ci sia una perfetta linea che unisca tutti i dettagli e tutti gli avvenimenti di questo caso. E adesso ve la dico brevemente. Perché David aveva, secondo me, secondo il mio modestissimo e inutile parere, una malattia mentale. Ed e Lorraine Warren sono arrivati in quella casa, sempre su richiesta della famiglia di David, per controllare. Si sono resi conto che non ci fosse nulla e che effettivamente David avesse appunto qualche problematica mentale. Ma hanno deciso, insieme a tutta la famiglia di David, di provare ad arricchirsi alle sue spalle. Questo vuol dire che avevano sfruttato un piccolo e povero bambino a scopo di lucro, tutti quanti insieme, e che poi avesse sfruttato Ernie questa possessione di David, o presunta tale, per far finta di essere posseduto anche lui. Che questo demone fosse entrato anche in Ernie stesso, per avere una giustificazione per aver ucciso il povero Alan, che non c'entrava nulla effettivamente con tutta questa storia, ma c'entrava con Ernie e Debbie, perché Ernie, come vi dicevo all'inizio, era estremamente geloso di Debbie e ad Ernie serviva una scusa, sì, per poter uccidere Alan. Tutto quindi fila perfettamente liscio e resta però il fatto che un uomo innocente è stato ucciso comunque per un motivo o per l'altro, a seconda di quello che preferite credere, ma il suo assassino ha scontato solo 5 anni di carcere. Ragazzi, questo è tutto ciò che so riguardo questo video, spero l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere se credete che Ernie effettivamente fosse posseduto oppure se, come me, pensate che si tratti tutta di un'enorme pagliacciata per coprire un crimine efferato. Noi come sempre ci vediamo al prossimo caso True Crime, grazie a tutti per essere rimasti con me fino alla fine, ciao a tutti. Thank you.